Guarda che c'è uno, zio Mario. Ciao. Ciao. Così a giorno, adesso. Diamo la parola a Mauro Scarabino. Stasera direi di parlare di Rally, non siamo tanti giovani. Io sono stato a Mondano quest'anno, l'occhio è magnifico, l'entusiasmo che pare all'estremo. Sono veramente colpito in modo assolutamente favorevole da questa gara. E naturalmente sto aspettando che partano le vetture per andare anch'io sulle prove speciali. Lo scorso anno, la prima di Cirelli. Sulle prove speciali ed un collegamento costante con la sala classifica, tutte le classifiche prova speciale da prova speciale. Negli interventi verranno delle proiezioni di video naturalmente di mezzo automobilistiche e di prove automobilistiche dei grandi. Allora c'è da spostare una macchina, si tratta di una tour. Si tratta di una lanciadelta integrale che difende i colori della Biella Corse. Un applauso per questo equipaggio numero 1. Si tratta con la lanciadelta integrale di Mario Giorgio e di Paola Rege della Biella Corse, equipaggio che difende i colori, come ho detto, della firma Biella Corse. Abbiamo le immagini in diretta della pedana di partenza qui dalla piazza Carlo Alberto sullo schermo, quindi sul maxi schermo, che anche non può vedere direttamente qui per essere vicino alle transenne, potrà comodamente vedere la partenza direttamente dal maxi schermo che seguirà tutto il secondo rally del tartufo. Mentre lo staff di cronometraggio è pronto, mancano meno di 10 secondi al via. La bandiera tricolore, segno di partenza, sta per abbassarsi sulla lanciadelta integrale di Mario Giorgio e Paola Rice, che aprono le attività di questa seconda edizione del rally del tartufo. Con il numero 32 sulla uppercut della Vetri Concorsi. Coppia con Bertola alla partenza di questa pedana di piazza Carlo Alberto. Un
numero 42 Giorgio Torri, rimane nel centro. Applauso, sia la vettura che i vini, sono due fattori che corrono. Speriamo di non ubriacarci per strada. Sì, bravo, auguri a quello. Applauso, facciamo girare di qua per l'acqua. Facciamo girare, di qua. Ah, di là. Facciamo girare, bene, bene. Fari? Fammi il saluto con i fari. Bravi! Bravi! Con il numero 48, Moton Nazari, delle Femminia Zombie Club. Un applauso per questo equipaggio, equipaggio montalese, Moton Nazari. Papà, mi saluta! Con il numero 49 si tratta di Tresconi Sattori del Femminia Jolly Club su Renault 5 GT Turbo. Ricordiamo primo di classe, tredicesimo assoluto alla città di Canelli, Tresconi Sattori. Del Femminia Jolly Club sulla Renault 11 Turbo. Ricordiamo quindicesimi di classe Rally del Grappolo e apripista al tartufo della passata edizione 1988. Marco Cuglio e John Nuvoli su Renault 11 Turbo.